Dendros, Antino Palumbo, mi trovo di fronte a un cartello di pericolo, ma non c'è niente di cui aver paura. Ci troviamo ancora una volta qui a Villa Leopardi, un posto di cui abbiamo parlato in una puntata precedente, bellissima nella sua esplosione di fiori e nella sua qualità del verde che è stato risistemato qualche tempo fa. Spostando, vedete appunto, siamo in un giorno festivo, in questi giorni appunto si balla, ci si diverte, pensando a una caratteristica che fa parte della nostra vita, l'effimero, cioè l'effimero, la vita effimera, bisogna essere eroi per un giorno, così diceva una canzone di un cantante, David Bowie, una citazione anche ogni tanto ci vuole. Ma spostiamoci sull'albero che in questo momento ha questa sua cromatica esplosione di quelli che apparentemente sembrerebbero dei fiori, in realtà sono dei frutti che si chiamano samare, che hanno questa caratteristica nell'arco di un lungo periodo che va anche qualche mese, da gialli come sono in questo momento possono diventare marroncini e cambiano ogni giorno il loro aspetto cromatico e colorato. Ma vediamo in questo spirito quasi arcadico o idilliaco cosa può succedere e perché probabilmente c'è una situazione di pericolo. Andiamo! Ci troviamo, vedete, questa fioritura stupenda di bellissimi arbusti, sono stati piantati da poco, e noi andiamo a concentrare la nostra attenzione su uno spettacolo meraviglioso che la botanica, i fiori ci possono e ci regalano ogni giorno. Un consiglio per chi ci ascolta: concentrate un po' del vostro tempo a vedere i fiori, a vedere quello che la natura ci dà. Non siate un po' troppo distratti, non pensate a altre cose. Venite a vedere che spettacolo vi faccio vedere oggi, uno spettacolo stupendo. Pensate che questo fiore dura un giorno, dopo un giorno muore. Eccolo qua. Signori e signori, l'Iris Dietes Bicolor, come dice il cartello, è una bellissima pianta che viene dall'Africa ed è un bellissimo fiore. Questi sono i suoi petali, sotto i petali ci sono gli stami. Questa screziatura marroncina, sapete a che serve questa screziatura? È un richiamo, è una pista d'atterraggio per gli insetti che arrivano qua, vedono questa pista d'atterraggio, arrivano, vanno sugli stami, si sporcano e poi vanno a impollinare gli altri fiori. Insomma, quindi è uno spettacolo semplicemente delizioso. Gli iris sono tra i fiori più belli che esistono in natura, ma mentre succede questo evento naturale, bello, stupendo, c'è una situazione di pericolo. Eccolo qui, il pericolo è l'invasore. Questo bellissimo albero, un albero di cui abbiamo visto prima i frutti, l'albero del paradiso, ho chiamato anche Ailanto, è l'Ailanthus altissima, il suo nome botanico, chiamato anche normalmente Ailanto fetido, perché se noi prendiamo le foglie hanno una puzza, devo dire, abbastanza persistente. Che è successo? È successo che questo frutto, e chiaramente il seme presente all'interno del frutto, è arrivato qui, ha radicato e adesso questo alieno sta cercando di allargarsi, di prendersi il posto. Quindi una cosa che spesso succede nella natura succede anche nella realtà. Quindi ci siamo concentrati su questo spettacolo, su questo Ailanto, un albero sicuramente da tenere sotto controllo, ma bellissimo nella sua espressione dei frutti e nella sua capacità di resistere a agenti sia atmosferici ma anche chimici, ma anche di insetti di qualsiasi tipo. Uno spettacolo quindi qui su Dendrus con Antino Palumbo di respiro.eu.